Buongiorno, il testo di oggi è tratto dalla seconda epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, versi 10 e 11. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quest'oggi Pietro comunica tra i suoi ultimi scritti prima del martirio una grande verità valida per tutti i cristiani di tutte le generazioni. Innanzitutto egli comincia chiamandoci fratelli e ciò significa che si sta rivolgendo a coloro che compiono la volontà del Padre nostro che è nei cieli, poiché siamo fratelli se compiamo la volontà dello stesso Padre. Dopodiché dice: impegnatevi sempre di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. Pietro qui è molto chiaro: non siamo noi a fabbricarci la nostra vocazione ed elezione, poiché essa è proprio una vocazione, cioè una chiamata libera di Dio, e un'elezione, una scelta libera di Dio. Dio ci ha infatti scelti per partecipare alla sorte dei santi, dice un altro versetto, dei santi nella luce. Questa scelta di Dio è irrevocabile. L'anima che è stata scelta dal Signore gioirà della grande gioia e della grande felicità del paradiso se risponde sì a questa chiamata, ma se risponde no a questa chiamata, sarà più grande degli altri dannati la sua tristezza e la sua sofferenza per l'allontanamento e l'assenza di Dio. Quindi la sensibilità della persona dipende proprio dalla scelta di Dio che ci ha creati in questo modo e ci ha costituiti affinché potessimo ricevere al meglio il suo regno e comunicarlo agli altri. Dunque, queste cose che noi facciamo, di cui parla Pietro facendo queste cose, cioè quello che si riferisce ai versetti prima quando parla della scala della fede, dei livelli della fede, cioè la conoscenza, l'autocontrollo, la perseveranza, la pietà, l'amor fraterno, tutte queste cose non ci fanno guadagnare la salvezza, ma sono tutte le cose che dicono sì, il modo nostro di dire sì a quella scelta che è già stata chiamata, che è già stata eletta da Dio per noi. Infatti, vedete, dice: impegnatevi sempre più a rendere sicura. Queste cose rendono sicura la nostra vocazione, cioè ci impediscono di ricadere nel male dimenticando la vecchia purificazione dei peccati e tornando all'uomo vecchio e non rimanendo in quello nuovo. Perché facendo queste cose non inciamperete mai. È dunque necessario esercitarsi ogni giorno con tutta la propria mente, con tutto il proprio cuore, con tutta la propria volontà a servire Dio, non a ricevere una bella emozione da Lui, perché non sono le grazie, le emozioni, i doni, i successi spirituali a fare di un'anima santa, ma è unicamente l'aderenza alla volontà di Dio. Quindi l'impegno nell'aderire alla volontà di Dio è la risposta dell'anima che dice sì alla grazia del Signore. La sua risposta è la fede, e grazie alla sua fede ogni giorno costruisce sulla virtù, la conoscenza, la perseveranza e così via. Queste cose sono prodotte dallo Spirito Santo in noi, che instilla in noi il desiderio e la forza per compierle, che da soli non avremmo. Tuttavia, sono sempre determinate dal nostro sì, dal nostro ogni giorno consacrarci a Dio e morire noi stessi, in un battesimo quotidiano dello Spirito Santo. Senza questo battesimo, senza questa morte giornaliera alla carne e risorgere a vita nuova in Cristo, nello Spirito, non può esserci salvezza. E senza ogni giorno dire sì tramite questa scala della fede, delle virtù cristiane, non può esserci una vocazione sicura. Pietro conclude dicendo: così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno. Vedete, ancora una volta, questo ingresso non è conquistato, non è ottenuto, non dice così avrete ottenuto, così avrete vinto, ma vi sarà concesso. È sempre una concessione. Non dimentichiamolo mai. La salvezza è una grazia meravigliosa della misericordia di Dio, che nel sacrificio di suo Figlio ha dimostrato al mondo il grande amore che pareggia l'abisso tra la creatura e il Creatore.
un abisso che da soli non saremmo mai riusciti a colmare, perché siamo propriamente niente di fronte a Lui che è l'Eterno e l'Infinito. Ma questo abisso è colmato dal Creatore, non dalla creatura, è colmato da Dio, che scende sulla terra e riversa la sua misericordia, cioè il suo cuore per noi miseri, che non ce lo meritavamo. Ecco dunque questa concessione, questa grazia di entrare nel Regno Eterno, di colui che è il nostro Signore, dunque dobbiamo eseguirne sempre i comandi, e Salvatore, dunque dobbiamo sempre manifestare ogni giorno la nostra gratitudine in sacrifici di lode, frutto di labbra che confessano il suo nome, che è il nostro Salvatore, Gesù Cristo.